ciao a tutti, oggi sono qui con Assunta Corbo, che è giornalista, blogger, ma soprattutto è l'autrice di un libro bellissimo, Dire, Fare, Ringraziare. Per cui chiedo subito ad Assunta di raccontarci qualcosa del suo libro e di dirci che rapporto ha lei con la scrittura. Grazie Alessandra. Il mio libro nasce dal mio percorso personale, di fatto, dalla mia scoperta del potere della gratitudine e di quello che può fare per cambiare le nostre vite. E quindi, dopo averlo scoperto su di me, dopo aver visto gli effetti benefici che ha avuto, ho deciso di condividere questo tesoro prezioso che è dentro ognuno di noi, ma è soltanto risvegliato attraverso proprio la scrittura, che è la mia passione da sempre, e quindi ho dato forma a questo libro, proprio dedicato alla gratitudine. Bellissima questa cosa. E ti chiedo, che questa è la parte più che interessa a me, che interessa al Writing Way, hai seguito un metodo? Come ti sei organizzata per scrivere questo libro? Guarda, devo dirti la verità, io non ho un reale metodo, nel senso che il mio metodo è seguire il flusso, quindi forse lo è in effetti. Io amo moltissimo scrivere di getto, per me è una cosa, è proprio la mia metodologia anche quando scrivo gli articoli per i giornali o per il mio blog, quindi è proprio un mio modus operandi. Non so se questo sia in effetti un metodo, io prendo il foglio bianco, non ho tendenzialmente il classico blocco perché inizio a scrivere semplicemente, poi quasi tutte le volte l'inizio non è mai lo stesso, quindi ho proprio la necessità di mettere per iscritto le mie parole, i miei sentimenti e le mie emozioni, poi lascio andare e dopo rileggo, elaboro, eccetera. Bene, comunque è un aspetto interessante anche questo modo di procedere nello scrivere. Ti chiedo una curiosità, che cosa leggi e se hai un autore che è il tuo autore preferito? È una bella domanda questa, io leggo di tutto, da sempre, per me la lettura diciamo che è una delle buone abitudini della mia vita che è sempre stata nella mia vita, io potrei andare a dormire alle 3 di notte distrutta, ma almeno 2 pagine le devo leggere sempre, quindi questo mi porta a leggere moltissimo. Negli ultimi anni ho letto tantissimi saggi mi piacciono molto, ma se c'è un tema che, un genere che amo tantissimo, quello dell'autobiografia. Amo le storie delle persone, questa è un po' anche la mia indole giornalistica, e mi piace proprio scoprire come hanno realizzato dei sogni, come si sono mosse nella loro vita, no? Quindi quello che hanno fatto. E questo è un genere che mi ha sempre coinvolta molto, attratto molto. E infatti uno dei miei libri preferiti, potrei dire, sì, è Memorie d'Adriano di Marguerite Yourcenar, che mi aveva stupito tantissimo per la capacità dell'autrice di parlare in prima persona della storia di un uomo. E questo è stato uno degli studi, uno dei libri che ho studiato all'università per un corso proprio sull'autobiografia. Ho avuto la fortuna di approfondire gli altri ed è rimasto il mio libro preferito. Ma in realtà io ho letto tutta la Liende, che per me è, e tantissimi altri, io leggo davvero tanto. Benissimo. Sai che io penso che la parola ci aiuti a rivelarci a noi stessi, ci sono delle parole che ci permettono di conoscerci meglio, potremmo quasi dire c'è una nostra parola dominante. Se ti chiedessi la tua, Assunta? Passione. Sì, perché ho proprio scoperto come la passione potesse essere la chiave per il mio percorso, non pensavo potesse essere così importante. In realtà è stata la passione a farmi diventare giornalista in una famiglia in cui non c'erano giornalisti, è stata la passione a portarmi a intraprendere il nuovo percorso di giornalismo con il blog e la passione anche a studiare e sperimentare la gratitudine. Quindi davvero credo che sia stata la chiave della mia vita, ma ci ho pensato quando tu mi hai fatto la domanda, questo, devo dire la verità. Quindi proprio vera, sì. Spontanea. Ascolta, Assunta, tu appunto hai fatto riferimento al tuo blog, scrivi articoli. Che consiglio ti sentiresti di dare a chi ha in mente, ha un progetto di iniziare un blog e di scrivere su un blog? Seguite le vostre passioni. Io credo che non ci sia cosa migliore quando si scrive e si condivide, la scrittura è condivisione quando la si esterna in questo modo, che condividere le proprie passioni. E si diventa davvero bravi nella condivisione, si riesce a ispirare gli altri quando si scrive di ciò che si ama.
Quindi ascoltate davvero qual è, e qualunque cosa sia, perché tutto può diventare veramente di ispirazione e importante, non c'è un tema che prevale sull'altro. Quindi sì, seguire più la propria passione. Lo aggiungo io un consiglio, che è quello invece di seguire Assunta, il suo blog, sia per il suo metodo di scrittura, ma soprattutto anche per i suoi contenuti. La ringrazio davvero tanto di averci concesso questi minuti, che sicuramente vi saranno utili. A presto. Grazie.